Enrico, numero uno, Alessandrini Enrico. Niente mascherine, ingressi scaglionati e didattica a distanza. A scuola si torna alla normalità dopo le regole anticontagio imposte per 2 anni. In questi giorni la campanella sta suonando per quasi 200.000 studenti e studentesse delle Marche, dalla materna alle superiori. Infatti, nonostante qualche istituto abbia riaperto le porte già da lunedì, la maggior parte degli alunni ha cominciato oggi il nuovo anno scolastico. Questa mattina il sindaco di Fano Massimo Seri e l'assessore servizi educativi Samuele Mascarin hanno accolto gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Padalino. Finisce il tema del distanziamento, finiscono una serie di prescrizioni molto stringenti, si torna a fruire anche degli spazi come era fino al 2019. L'organizzazione generale però non cambia ovviamente quella delle scuole, non cambia quella dei servizi comunali, in particolare il servizio di refezione e il servizio scuolabus. Il servizio di refezione, che oggi, primo giorno di scuola, sarà attivo per 2000 utenti, e servizio scuolabus per altri 600 ragazzi circa, che a partire da questa mattina potranno usufruire dei nuovi scuolabus con la ditta Scoppio. Oltre a questo, ovviamente, c'è un lavoro grande che è stato quello ovviamente della sistemazione degli spazi per il ripristino ovviamente delle aule, delle sale mensa pre-Covid, e una serie anche di interventi ovviamente di riqualificazione, di manutenzione ordinaria, più qualche intervento di manutenzione straordinaria che era assolutamente necessario in alcune scuole. E per la verità continueremo con l'assessorato ai lavori pubblici anche i prossimi giorni per degli ultimi interventi importanti, in particolare rispetto alla realtà della sezione di raccordo dell'isola che non c'è. Questo quindi un quadro complessivo per questo 14 settembre, che è una data importante per migliaia di ragazzi e di famiglie nella nostra città e rappresenta anche sì un ritorno alla normalità che cerchiamo di garantire nel modo più sicuro e sereno possibile. La prima a prendere parola questa mattina nel cortile interno è stata la nuova dirigente scolastica Lucia Di Stefano. È un inizio particolare, ogni anno emozionante, speciale, magico per tutti quelli che lavorano nella scuola, e personalmente posso dire che c'è un'emozione maggiore, perché anche per me, come i ragazzi, è il primo giorno di scuola qui alla Padalino, quindi sono molto contenta di poter, ecco, camminare, intraprendere questo percorso triennale con loro e insieme a tutto il personale, docente e non docente. Ecco, per quanto riguarda quest'ultimo, è al completo, ci sono dei problemi anche in questo istituto? Posso dire che siamo quasi al completo, siamo sereni, abbiamo ancora da completare l'organico, però diciamo che abbiamo una certa tranquillità per questo inizio scolastico. Oggi, ha commentato invece il primo cittadino, si lasciano le spalle le vacanze estive e si riprende il percorso scolastico nel primo giorno di scuola. Si vivono momenti indimenticabili. L'augurio che mi sento di fare alle ragazze e ai ragazzi è quello di vivere questa esperienza con intensità, perché comunque si tracciano le fondamenta di ognuno di noi. Quando lo viviamo non ce ne rendiamo conto, ma poi col passare degli anni si riscontra che in realtà è un momento bello, importante e per tanti aspetti. E si coltivano amicizie che rimangono poi per tutta la vita. Quindi la cosa che mi sento di dire è quella: ragazzi e ragazze, vivete con intensità, con curiosità, perché la scuola ci fa crescere, ci apre la mente e se ci impegniamo e lo facciamo con la giusta intelligenza ritroveremo tutto questo nostro percorso. Allora, vivetelo bene, con intensità, senza sciupare questo momento. E auguri e buon anno scolastico a tutti voi.